finalmente, dopo 6 ore di sole e deserto roccioso, ci troviamo all'improvviso immersi in un verde smeraldo, campi coltivati, alberi e fiume azzurro, il Nilo, polmone verde dell'Africa. La prima tappa del nostro viaggio ci porta nella Valle dei Re. Qui si trovano circa 60 tombe di faraoni. Le più famose sono quella di Tutankhamon, di Ramsete, Seti. Dopo l'era delle piramidi, i faraoni venivano messi in tombe scavate nel terreno, con tutti i loro tesori. Seconda tappa del nostro viaggio, i colossi di Memnon. Due state gemelle, alte 18 metri, erette circa 3400 anni fa. Le due statue raffigurano il faraone, spero di dirlo bene, Amenhotep III, costruite a protezione del suo stesso tempio. Tempio del quale non c'è più traccia perché è andato distrutto con le alluvioni del Nilo. Per ritornare nella riva orientale e visitare il grande tempio del dio Amon e il tempio di Luxor, utilizziamo una barchina all'apparenza non molto sicura. Finalmente, a mio parere, nel punto più bello del nostro viaggio. Davanti a noi c'è il grande tempio del dio Amon, detto il tempio di Karnak. Per accedere al tempio c'è un viale tutto contornato da sfingi criocefali, che sarebbero sfingi con il corpo di leone e la testa di ariete.
All'interno del tempio ci sono diverse sale. Vabbè, una dedicata a Mut, che è la moglie di Amon, una stessa ad Amon, e una a Montu, che è il dio della guerra, ed è quello con la statua con la testa di falco. Dal tempio di Amon ci dirigiamo verso il tempio di Luxor. I due tempi sono collegati da un viale lungo 2 km, anche questo contornato dalle sfingi. Il tempio di Luxor è particolare perché al suo ingresso troviamo due statue colossali del faraone Ramses. In origine erano 6, 4 sedute come le due che vediamo e 2 in piedi.